Interessante convegno oggi qui a Silvia, all'Hotel Hermitage, per parlare di misure di sostegno alla famiglia in Abruzzo. Ce n'è tanto bisogno e se ne parla tanto in questi tempi. Sì, se ne parla tanto, c'è bisogno, siamo sicuramente vicini alle loro esigenze e vogliamo venire a conoscenza in modo puntuale delle specifiche esigenze, perché il vero problema è quello che magari fra una famiglia e un'altra, pur avendo dentro un soggetto disabile, le esigenze potrebbero essere diverse. E vogliamo essere il più precisi possibili nell'intervenire. I fondi sono fortunatamente abbastanza, siamo visti come regione anche fra quelle che lavorano meglio in questo settore. Io sto mettendo giù anche una scheda di fondi europei esclusivi per il trasporto dei disabili, in modo da renderli più autonomi nell'arco della giornata. Quindi con questa formula dei voucher bisognerà magari toccare meglio la questione degli accreditamenti da parte delle strutture fornitrici del servizio, ma penso insomma che siamo già a un buon punto. Famiglia al centro, questo è il tema del convegno di questa mattina a Silvi, ma soprattutto si parla di disabilità, di famiglie alle prese con problemi con figli, con persone con disabilità. Sì, infatti è un convegno nato proprio in occasione della giornata nazionale internazionale per la disabilità, che appunto è domani, e proprio a ridosso dell'approvazione, della ratifica da parte del Consiglio Comunale di Silvi della Convenzione ONU sui diritti della disabilità. Argomenti che sono fortemente connessi, quelli della famiglia, della disabilità e del caregiver, cioè di colui che si prende cura della persona che è affetta da disabilità, sono correlati perché? Perché appunto il caregiver si prende cura del disabile e il disabile quindi ha bisogno del caregiver per poter vivere, ha bisogno quindi di qualcuno che si prenda cura, e ciò avviene molto spesso nelle famiglie, sono le famiglie stesse che si occupano del proprio disabile rinunciando proprio alla affermazione della propria personalità a momenti di svago, per cui quello che oggi appunto si intendeva far emergere è quello della sensibilizzazione appunto anche l'autorità per quanto riguarda questo problema della cura del disabile.